We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their clues to keep it tight. Amici, benvenuti anche oggi a Chiacchiere e Caffè, il vostro salottino dove vi presentiamo sempre degli ospiti qui del nostro territorio del Triveneto parlando di argomenti che speriamo sempre vi possano interessare. Siamo in attesa che venga a prendere il caffè con noi l'assessore Claudio Sinigallia, assessore allo sport e alle politiche sociali del Comune di Padova, ma appunto in attesa che l'assessore salga da noi, siamo in diretta, abbiamo qui il nostro direttore di Telechiara Alberto Feltrin che vi vuole dare un annuncio relativamente al suo programma. Allora direttore, intanto Volevo salutare i telespettatori, esatto. Telespettatori del mattino, volevo anche ringraziare la nostra Damiana e anche fare grazie, i complimenti per la, sua, così per la sua simpatia, la sua capacità di intrattenere grazie. Anche non i, me l'aspettavo, i non nostri, ce i nostri ospiti. Sì, eventualmente poi, anziché uno, me ne pagherai due di caffè. Volentieri, per tutta magari la stagione. Magari anche una brioche. Ecco. Briochina ci vuole sempre. Perché... Sì, la simpatia del resto che non dico. Io, ma dico, e per questo la ringrazio anche, ce la comunicano i tanti telespettatori che incontriamo, che ci telefonano, che seguono grazie, questo programma. Grazie, fa sempre piacere sentirselo dire. Allora, niente, io approfitto così del ritardo dell'assessore Sinigallia che verrà a presentare peraltro una realizzazione sicuramente interessante per la città di Padova, ma non solo, che è l'inaugurazione di una rinnovata struttura sportiva. E ne approfitto per presentare un po' una novità del nostro palinsesto, novità relativa, ed è relativa appunto al nostro programma Fatti Nostri, il programma di approfondimento del venerdì, perché resta il programma, resta questo titolo che abbiamo voluto proprio così, quasi per dire come l'attualità, come la vita, le cose che accadono in fondo sono davvero fatti nostri, fatti che ci riguardano. E cambiamo un po' il format, perché abbiamo pensato di... diciamo di sostituire almeno in gran parte il classico format del talk show per raccontare in realtà qualcosa di più attraverso questo programma, per raccontare non solo un fatto, non soffermarci a riflettere solo su un fatto, ma a raccontare la variegata realtà delle nostre regioni. E dunque sarà un programma in cui ci saranno ancora degli ospiti, ma in cui tratteremo tanti temi. Sarà un programma con più sforzo di inchiesta, più sforzo così di reportage, e cercheremo di entrare in tanti temi dell'attualità che ci riguardano, grazie alla nostra redazione e ai nostri giornalisti che sono sparsi sul territorio. E non per raccontare neanche soltanto ed esclusivamente l'attualità, la cronaca, ma anche per raccontare come sta cambiando in fondo la nostra società, come stiamo cambiando un po' tutti. Cercheremo di trovare anche dei nuovi percorsi, di fornire delle chiavi di lettura, di cercare di capire come per esempio sta cambiando il mondo giovanile, di cui si parla davvero poco. In questi giorni certo. Sta parlando di figli mammoni. Purtroppo è un dato di fatto. Tu non sei ancora sposata e non hai ancora non figli. Non parliamo di questo argomento, perché ecco, mi sento chiamata in causa. Ti senti chiamata in causa. Sono una mammona. Sei una figlia mammona. Mona, tu? Sì, allora. Mammona, e poi c'è anche il papà, perché insomma ovviamente certo. Anche non si può dire, il termine non rende, non vorrei dire un termine, mammona e poi molto legata al papà. E quindi denuncio questa cosa, però insomma siamo famiglia italiana. Però già molto che ci legati, siamo e già che parliamo amici. Anche di attualità, senti, sì. Ma perché si resta così tanto? È così piacevole? È così caldo purtroppo, il nido domestico? È così difficile allontanarsi? Molto, il nido non è caldo, so sicuramente non è una questione, credo, comunque di disimpegno da parte nostra. Oggi si sa che anche l'economia magari non è delle più brillanti, perché se uno si vuole comprare la prima casa, io personalmente l'idea di andare in affitto
preferisco allora mettermi via un gruzzolo e pensare a un primo acquisto. Fino a che non ci si realizza come uno prospetta di fare, magari io pretendo forse un pochino delle sicurezze, ecco, una questione anche di sicurezze, fino a quel momento si sceglie anche laddove si sta bene in casa, perché a parità, voglio dire, di rapporti con i genitori o amiche o amici che sperano nella grande fuga perché non c'è un rapporto profondo, un rapporto anche di rispetto reciproco dei propri spazi, a casa mia, grazie al cielo, c'è un rapporto bellissimo, si coesiste, si convive serenamente, ognuno senza invadere gli spazi altrui, c'è molto affetto, questo se vogliamo è un po' il rovescio della medaglia, perché a volte si fa fatica a volare via dal nido, però insomma conto nei prossimi 2 anni. Questa effettivamente, Damiana, è veramente una cosa curiosa, perché nel momento in cui si parla di crisi della famiglia riscopriamo questo fenomeno invece di figli, di giovani che in famiglia tutto sommato stanno bene. Io non lo so se sia più un fattore di tipo psicologico, qualcosina tu l'hai fatto capire, Alberto, in questo non senso, che psicoanalizzassi o se sia diretta. Anche un problema di responsabilità in fondo della politica, e che forse non ha saputo controllare alcuni fenomeni. E io vedo con la coda dell'occhio che è arrivato anche l'assessore Sinigaglia, e credo che magari una piccola riflessione su questo poi sicuramente certo, potete farla. L'assessore, certo che c'è un dato di fatto. Ecco, io penso ai miei tempi, alla mia giovinezza, quando io ho preso casa, in fondo uno stipendio, due stipendi, ecco, diciamo un paio di stipendi mi bastavano per pagare l'affitto di tutto l'anno. Oggi metà dello stipendio, se basta, se ne va, esatto, per l'affitto. E quindi questo è sicuramente un grosso problema che non riguarda soltanto l'economia, ma forse anche una riflessione un po' su quelle che possono incontro. Essere le iniziative per aiutare effettivamente i giovani a uscire di casa, a smettere di essere. Mi inserisco ancora nella po'. Categoria dei giovani, non sono ancora arrivata ai 40. Quindi insomma, Alberto, ci do un annuncio, insomma, conto nei prossimi 2 anni di. Beh, però. Do questo annuncio. se la prende comoda, assessore, allora. Due anni. Visto che è arrivato l'assessore, io lascio il posto a lui. Bene, quindi ti ritroveremo nella tua grazie trasmissione. Grazie. Mi raccomando, allora venerdì sera alle 21, come di consueto, seguite un po' questa nuova edizione, questa nuova versione di Fatti Nostri, dove rifletteremo anche su fenomeni di questo tipo. Proprio vogliamo cercare di capire sempre di più, sempre meglio, che cosa sta accadendo e di leggerlo in qualche maniera con l'aiuto di tante persone. Allora io mi alzo e lascio il posto all'assessore Sinigaglia. Grazie Alberto, anche per lo sketch che ha rivelato le mie vicende familiari. Benvenuto assessore. Grazie. Stavamo parlando di giovani. Buona giornata a tutti. Buongiorno, allora l'ho già presentata prima, assessore Claudio Sinigaglia, appunto assessore allo sport e alle politiche sociali del, certo, Comune di Padova. Quindi il nostro direttore Alberto Feltrina aveva aperto un po' una finestra anche sul mondo dei giovani, sul perché si è mammoni, magari questi bamboccioni che rimangono a casa. Ecco, io sono stata appunto una cavia d'esperimento perché mi ha appunto presa come esempio, comunque insomma ci sono diversi percorsi eventualmente, oltre a parlare di sport con lei parleremo un po' anche di quello che fa poi la società per aiutare magari questi giovani a prendere la prima casa o sostenere un affitto in tempi non floridi per le economie e le tasche di tutti. Allora, con lei, che sono felicissima di avere qui, abbiamo fatto appunto questa introduzione con Feltrini nell'attesa del suo arrivo, è arrivato, le offrirò il caffè dopo perché non ce l'ho fatta ad offrirglielo prima. Grazie, mi faceva piacere parlare un po' di sport, ovviamente lei è appunto assessore allo sport del Comune di Padova e adesso a Padova stanno nascendo o sono in attesa di essere presentate nuovissime strutture che rendono un po' la città veneta una nuova capitale, se vogliamo, dello sport, almeno dal punto di vista dell'atletica leggera. Poi so che c'è anche il nuovo palaghiaccio, che è insomma una struttura anche quella molto importante per il divertimento, per il tempo libero dei padovani e non solo. Ma passo a lei la parola, così le chiedo di fare un po' un cappello introduttivo sulla situazione appunto dello sport e delle strutture sportive a Padova e poi entreremo un po' nei dettagli. Sì, sicuramente stiamo arrivando al dunque con una serie di impianti sportivi di notevole spessore. Proprio venerdì ci sarà l'inaugurazione del nuovo palasport di Padova. Cosa vuol dire nuovo palasport? Noi siamo abituati ad entrare in un palasport
eravamo abituati ad entrare in un palasport costruito alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, definito da molti uno scatolone. Che è il San Lazzaro. Più una, così una specie di capannone industriale che non un vero e proprio palazzetto. Non era esteticamente un gioiello. Esatto. Siamo intervenuti grazie all'aiuto della Fondazione Cassa di Risparmio, della provincia, al contributo del comune, e abbiamo rinnovato completamente questo palazzetto, e che adesso si presenta veramente molto molto bene, per quello che chiamiamo un nuovo palasport, perché è veramente nuovo nella concezione, nella coibentazione, nel parquet, nelle tribune. E venerdì abbiamo l'occasione di ospitare Francesco Guccini a Padova, proprio al palasport. Esatto, saranno circa, c'è un bel concerto del... circa 5.000 spettatori, per dire la capienza quanto è aumentata anche della nuovo palasport, e per l'occasione a mezzogiorno con le autorità cittadine, con le autorità sportive, avremo appunto l'inaugurazione, la cittadinanza è invitata, chiaramente chi vuol venire alle 12 ci vediamo là. E appunto ho proprio la soddisfazione di presentare questa nuova struttura che ha caratteristiche interessanti, che è profondamente innovativa e che consente di avere un punto di riferimento per lo sport di primo livello che si fa al coperto, pallavolo, pallacanestro, calcetto, pallamano. E avere il primo livello di questi sport vuol dire però avere anche tante società sportive di base che lo sostengono. Penso siamo tra le città dove i numeri sportivi che fanno, di giovani sportivi che fanno pallavolo, sono veramente di primo livello, cioè non c'è uguale in tutta Italia, Padova. Certo. Pallavolo maschile e femminile, è stata una crescita enorme. Parlando sempre con il presidente della Federazione Pallavolo Camporese Stefano, è veramente soddisfatto e contento dei risultati raggiunti da questo punto di vista. Quindi venerdì c'è l'inaugurazione sportiva, ma anche istituzionale, musicale, perché c'è Francesco Guccini, ci sarà la presenza anche di Francesco Guccini. Sì. E poi domenica 7 febbraio abbiamo l'inaugurazione invece sportiva, avremo come ospite d'onore Igor Cassina, il grande ginnasta che ha vinto la medaglia olimpica ad Atene, e quindi lo aspettiamo proprio per dare anche l'idea di come il contenitore sia un'arena flessibile che può ospitare tanti tanti eventi, tanti sport e tanti eventi, in modo da poterlo utilizzare 365 giorni all'anno. E questa è l'idea, l'arena flessibile che può ospitare tanti eventi. Ma oltre a questo, come hai giustamente detto, ci sono altre novità. Passando via del plebiscito, vicino alle piscine e allo stadio del rugby, si può già ammirare la struttura architettonica che darà vita al nuovo palaghiaccio. Questa è veramente che una struttura. È una struttura importante, fra le altre cose, di palaghiaccio in pianura ce n'è uno a Milano e ce n'è uno a Padova. Ah, quindi insomma Padova diventa riferimento territoriale, sì, penso, per il nord-est, per tutto il nord-est. Mi arrivano tante telefonate, tante email contenti perché c'è tanta gente che va a pattinare ad Asiago. È divertentissimo. Hai fatto pattinaggio a rotelle? Ma pattinaggio sul ghiaccio. Sul ghiaccio è un'altra cosa, mi piace anche sul ghiaccio, però non ero a tanti aderenti, tanti non solo tifosi, ma proprio appassionati che lo fanno. E sì, penso aiuterà anche la montagna, perché un conto è andare in montagna e provare il pattinaggio sul ghiaccio, un conto invece è andare a pattinare perché lo sai praticare bene. E la struttura in pianura ti consente appunto di arricchire le tue doti, insomma, di arricchire le tue capacità. Tenersi anche in forma, di addestrarti al meglio, di allenarti. E quindi questa è un'iniziativa in collaborazione col privato sociale, il privato sportivo che gestisce la struttura del plebiscito. È stato lui ad impegnare i finanziamenti, circa 800.000 euro, per realizzare il palazzetto che rimarrà di proprietà comunale. In cambio abbiamo dato alcuni anni di convenzione, di concessione di tutta la gestione, piscine, palaghiaccio e palasport. Esatto, una collaborazione col privato sociale che ha dato dei buoni risultati. Mi auguro che a febbraio sia pronto il primo stralcio e magari inaugurare la pista di ghiaccio, che è una pista regolamentare 30x60 che consentirà di fare anche l'hockey su ghiaccio, oltre al pattinaggio artistico. Quindi non solo provare. Certo, stanno già organizzando in embrione la squadra giovanile di hockey su ghiaccio. Piacerebbe ospitare per l'inaugurazione o l'Asiago o qualche altra squadra di hockey importante, in modo da dare anche l'idea appunto che le cose... Chiamare subito l'attenzione, insomma, che probabilmente cose, appunto, anche Padova allora avrà la sua squadra di hockey su ghiaccio. Certo, avrà la sua squadra di hockey su ghiaccio che farà i campionati, e quindi una bella novità. Altra novità in termini assoluti
E qui abbiamo legato l'iniziativa impiantistica a un contributo importante della regione, è il Palasport, che si chiama Pala Indoor, dove appunto contenitore di 120 metri per 55 che conterrà la pista di atletica leggera, Pala Indoor, e la ginnastica artistica. È una delle strutture più grandi al coperto, no? Penso che una struttura del genere praticamente contiene un campo da calcio, tanto per darsi l'idea. Un campo da calcio è 100 per 60, questo è 120 per 55, quindi il contenitore è eccezionale. E di Pala Indoor ce n'è un altro in Italia, è ad Ancona, come struttura permanente. Gli altri sono tutti occasionali, si organizza qualche gara, si allestisce la pista su un contenitore occasionale e poi si smonta. Questo invece rimane a disposizione dell'atletica leggera, e anche questo è un importante riconoscimento al movimento sportivo, alle tante società sportive di atletica leggera che ci sono a Padova, dall'Asse Industria, al CUS, alle Fiamme Oro, alla Libertas, alla Vissabano. Abbiamo organizzato nel 2007 i campionati italiani di atletica leggera, grazie appunto a questa grande presenza, a questo movimento sportivo veramente buono, sono bravi, sì, e quindi coinvolgono le scolaresche, coinvolgono i ragazzi, e quindi ecco, siamo stati in grado di proporre, perché poi bisogna gestirle queste strutture, bisogna portare eventi, o hai le società che sono in grado di gestire, creare eventi, portare avanti le iniziative, oppure chiaramente diventa una specie di cattedrale nel deserto. E poi questa struttura è accanto allo stadio Euganeo, e quindi diamo il via alla vera e propria cittadella dello sport, vuol dire il circuito, stadio, con tutti gli uffici delle federazioni sportive che sono collocate nei 5.000 metri quadri che sono sotto le tribune dello stadio Euganeo, avranno un altro punto di riferimento, e ci sarà l'estensione della cosiddetta cittadella dello sport, ovviamente di fare anche un campo da calcio ulteriore, campi da tennis, cioè si sviluppa l'idea della cittadella dello sport. Tutto questo in preparazione delle Olimpiadi 2020, che sicuramente verranno assegnate a Venezia. Si incrociano sempre le dita, perché davvero Venezia sarebbe una candidata. Però sarebbe una vetrina meravigliosa. Per queste strutture aiutano anche la candidatura di Venezia, e adesso siamo in attesa per fine marzo di sapere se il CONI nazionale sceglierà appunto Roma, Venezia, da proporre al CIO come candidatura ufficiale dell'Italia. Mi auguro appunto sia Venezia, non solo perché siamo nel Veneto, ma anche perché Venezia ha un fascino particolare a livello mondiale, che forse supera come novità, ma anche come capacità imprenditoriale organizzativa, la stessa Roma, a mio giudizio, a nostro giudizio. Chiaramente siamo un po' partigiani, siamo un po' campanilisti, ma insomma, siamo di queste parti, facciamo il tifo. Però ecco, una sua forte credibilità a Venezia. E queste strutture, Pala Indoor, il nuovo Pala Sport, il Pala Ghiaccio, perché è un contenitore poi flessibile che può ospitare anche altri eventi, eliminatori di altri sport, arti marziali, box, sollevamento pesi, cioè sono tutte strutture polivalenti, sicuramente arricchiscono la possibilità di Venezia di ottenere la candidatura. Certo, e Padova si è già ritagliata insomma una sua vetrina a livello nazionale, perché con tutte queste strutture anche Padova si candida ad essere uno dei poli, comunque appunto con la cittadella dello sport, dei poli dedicati allo sport, devo dire a questo punto più importanti, certo, sicuramente al nord-est. Allora, perché lo sport? Sono assessore al sociale allo sport, ma io credo profondamente al valore sociale dello sport. Guardate, ogni sera ci sono migliaia di ragazzi e di ragazze che fanno allenamenti, pomeriggio, sera, che fanno attività sportiva, e sono importanti centri di aggregazione, fra le altre cose ti fanno anche star bene, ti fanno stare in salute, educano alla salute, educano al rispetto degli altri, educano al rispetto delle regole, al rispetto dell'avversario. Cioè, c'è un giro di dirigenti, allenatori, operatori sportivi da ringraziare veramente, fra le altre cose gran parte volontari, no? Ed è questo un bene importante per la città e per la provincia. Fa parte, se volete, della nostra vita quotidiana, ci siamo abituati, ma in realtà è una grande ricchezza che abbiamo nel nostro territorio, e bisognerebbe ricordarci più spesso di valorizzarle e di ringraziare tutta questa disponibilità. Adesso sono in forte difficoltà tante società sportive, perché con la crisi economica vengono a mancare. Anche loro hanno risentito di finanziamenti, di sponsor. Però insomma cerchiamo di darci da fare, di sostenerli, e quindi. Però insomma Padova è una città dove c'è grande fermento, no? C'è sempre stata probabilmente anche una cultura dello sport, forse perché i padovani
tanti risultati conseguiti in tutte le discipline. Penso non sia città che ha tutte le discipline praticamente. Un po', perché un po' di risultati che insomma sono dei fiori all'occhiello per Padova. Quest'anno celebriamo i 100 anni del calcio Padova e siamo saliti in Serie B finalmente dopo 11 anni. Proprio il 29 gennaio celebreremo i 100 anni, 2010-1910 di Bianco Scudati. Daremo anche la cittadinanza onoraria a Marcello Cestaro. E quindi allora sarà un bel momento. Quando è che si festeggerà tutto questo? Il 29 gennaio. Quindi imminente. Sì, la settimana prossima. Poi abbiamo grandi risultati nel pallavolo, 35 anni di Serie A di pallavolo. Siamo scesi in A2 l'anno scorso per una serie di sciagurate coincidenze legate anche a infortuni della squadra e scelte dal punto di vista organizzativo non del tutto azzeccate, però ecco, ci stiamo comportando bene in A2, la possibilità magari di risalire c'è quest'anno, forse sarà più evidente l'anno prossimo, ma insomma siamo in ottimi livelli. Poi abbiamo la pallacanestro che fa fatica, un po' è scesa B1, fa un po' fatica, è un discorso prettamente legato agli sponsor, alle difficoltà economiche che la prima squadra ha incontrato e quindi ha dovuto subire. Questo per tutti gli sport, anche nel calcio per esempio, c'è un Padova in Serie A. Ma guardate che fine ha fatto il Treviso, Venezia, eccetera, che sono scesi di categoria, hanno dovuto ricominciare praticamente da capo. Noi ringraziamo, diamo la cittadinanza onoraria, ma è un riconoscimento anche alla passione, cioè, ma anche alla generosità, alla disponibilità economica che Marcello Cestaro ci ha messo in questi anni. È una fortuna avere un presidente appassionato e che appunto ha un impegno, che rispetta i suoi impegni e che ci mette veramente non solo il cuore ma anche il portafoglio per sostenere una squadra di primo livello. Ci vuole decisamente passione per sopportare anche i momenti difficili che ogni squadra vive e deve affrontare. Poi rugby, siamo in Serie 1, dimentichiamo Petrarca rugby, i tanti scudetti e continuiamo ad essere in A1 con la prima squadra e siamo ai vertici. Poi, sembra strano, ma la pallanuoto. Siamo in A1, di cui non si parla magari così tanto. In A1 con la squadra femminile e in A2 con la squadra maschile. Non siamo una città di mare, eppure abbiamo questa tradizione, tra altre cose la struttura del plebiscito, quella che realizza anche il pallaghiaccio, che porta avanti questa società sportiva e prevalentemente con ragazze del territorio padovano. Quindi anche questo è proprio molte atlete padovane che brillano. Esatto, proprio una valorizzazione delle ragazze e dei ragazzi di Padova. Poi non possiamo dimenticare la scherma, i risultati che la scherma conseguisce ogni anno, insomma veramente in tutte anche le dimensioni, qualsiasi parte ci siamo, l'Ardo che ha conseguito, una delle realtà più storiche, ma anche adesso il Corpo Libero che è salito in Serie A proprio quest'anno. E poi ancora non dimentichiamoci la tradizione remiera, abbiamo la Canottieri, la Rarinantes, il canottaggio, insomma la Rossano Galtarossa. È un nome, insomma, sicuramente. Poi noto. Possiamo dimenticare Marco Galiazzo che ha vinto le Olimpiadi di tiro con l'arco. A fine mese in fiera avremo il 37esimo campionato italiano di tiro con l'arco e viene ospitato Padova, qui a Padova. Sempre, sempre grandi eventi. Sì. Insomma, ciclismo, Monti e tutte le squadre, e la ciclisti padovana che festeggia i 100 anni proprio quest'anno. Insomma, mi giro, parlo di qualsiasi disciplina e devo riconoscere che ci sono dei risultati eccezionali. Le Fiamme Oro, anche qui una compagine di atletica leggera di primo livello che si è aperta al territorio, quindi sono tanti ragazzi, quasi 200 ragazzi che fanno attività sportiva all'interno della struttura di via Acqua Pendente, all'interno della struttura della Polizia di Stato. Anche questa è una bella sinergia, una bella collaborazione. Una per lei che insomma all'interno di questa amministrazione comunale ha visto grandi successi dello sport padovano e poi ha visto anche il sorgere o la ristrutturazione di strutture importantissime come quelle che ci ha nominato prima. Quindi. Ecco, vorrei anche sottolineare poi quanta gente di ogni età ormai fa sport, fa promozione sportiva
per la salute. Sì, sì, fitness nel nostro territorio. Non solo fitness, ma anche attività motoria, per esempio per gli anziani. Fitness, poi fitness con tutte le sport, le età, nel senso, certo, ho visto molti corsi per 25 anziani. 25 anni fa il Comune di Padova iniziò i corsi di attività motoria per gli anziani. Si faceva fatica a organizzare un corso per una ventina di persone, perché c'era una mentalità che... Sì, faceva, non era ancora entrato nella cultura, magari, nell'abitudine. Non era ancora entrato nella cultura e nell'abitudine, esattamente. Invece adesso dobbiamo non pubblicizzare i corsi perché è pieno non ce la facciamo più. Nella scorsa legislatura abbiamo realizzato tra arco strutture e palestre 12 nuovi impianti sportivi di base distribuiti Fantastico. Nel territorio, oltre a quelli che c'erano. Non riusciamo a tenere il passo, sono già saturi perché c'è una domanda incredibile. C'è una domanda incredibile, questo fa capire insomma l'attenzione alla salute, l'attenzione alla forma fisica che c'è nel territorio padovano, ma di tutto il Triveneto, oserei dire. Allora, Assessore, saremo sempre con lei anche nella seconda parte del programma, così entreremo un po' nel merito anche del suo impegno con questa amministrazione comunale. Amici, vi aspetto tra pochissimo sempre con l'Assessore Claudio Sinigaglia per continuare a parlare di sport. A tra poco. Amici, bentornati in diretta a Chiacchiere e Caffè. Siamo sempre in compagnia dell'assessore allo sport e alle politiche sociali del Comune di Padova, Claudio Sinigaglia, che ci sta un po' aprendo una finestra su tutto quello che riguarda le attività sportive, le strutture sportive a Padova. E adesso, prima della pausa pubblicitaria, stavamo parlando anche dei corsi per anziani, insomma, che hanno una domanda incredibile, quindi c'è molta vivacità anche da parte di arzilli non più giovanissimi che chiedono appunto di partecipare a questi corsi e dicevamo di non pubblicizzarli neanche troppo. Abbiamo una settantina di corsi organizzati in tutta la città. Un po' in tutti i quartieri. Certo, più di 2000 persone che frequentano attività motoria e abbiamo anche dei corsi speciali per chi ha avuto interventi chirurgici al cuore. Quindi un po' anche di fisioterapia, di terapia, che fare con ma terapie. Anche di cura. E cura. Cioè l'attività sportiva è intesa anche come cura e anche per chi ha l'osteoporosi. Bravo, mi ha tolto le parole di bocca perché e quindi abbiamo queste signore, in particolare le donne che soffrono di osteoporosi ed è suggerita, appunto consigliata la ginnastica dolce o comunque il movimento. E abbiamo molte richieste, soprattutto appunto per i cardiopatici. Una volta che abbiamo attivato questi corsi, avevamo attivati 5, poi 10, adesso siamo arrivati a 19 perché c'è una forte richiesta e veramente per loro è fondamentale continuare a fare attività, tenersi in forma, diventa anche un aspetto proprio curativo. Oltre che poi ludico, perché insomma anche persone che hanno l'opportunità, non più giovanissimi, sempre di divertirsi in compagnia, di interagire con gli amici. Il bello è poi il coinvolgimento di questo segmento che è molto importante, ormai si parla del 25% della popolazione di Padova che ha superato i 65 anni, quindi più di 50.000 abitanti, perché li coinvolgiamo anche in corsi di formazione e anche di educazione alimentare, ma anche in escursioni, in gite, momenti appunto ludico-sportivi. E quindi ci sono anche dei momenti di aggregazione molto belli, si festeggia il carnevale assieme, in maschera, insomma ci quindi sono anche dei bei momenti. E i vari festeggiamenti di carnevale state anche preparando appunto questi tipi di iniziative. E poi ci sono tante persone che fanno ormai attività sportive in maniera individuale, personale. Una volta l'attività sportiva era soprattutto l'attività sportiva di squadra. Adesso c'è gente, i running soprattutto, quelli che corrono lungo gli argini, no? Lungo gli argini. Abbiamo chilometri fiumi, e chilometri di argini. Brenta, vedo uno si organizza, si mette la struttura per misurare le pulsazioni, la pressione, l'iPod, eccetera. E continuano a correre. E non a caso abbiamo ormai 4 eventi organizzati a Padova di marce, di stracittadine e sono sempre con tanti iscritti, 5.000, 6.000 iscritti. Manifestazioni nazionali importanti. Il momento clou di questa passione per la marcia, per la corsa, per il running è la Maratona del Santo, il grande evento famosissima perché, che insomma, ormai è arrivato al decimo anno, no? Un evento internazionale. La Maratona di Sant'Antonio. Maratona di Sant'Antonio, quest'anno si correrà il 25 aprile, proprio il 25 aprile del 2010, festa della liberazione. Qui a Padova ormai è la giornata ecologica, della corsa, del movimento, è la festa di Padova che coinvolge
20.000 persone, perché nella nostra cittadina, nei vari percorsi, 2, 5, 11, 18 chilometri, ci sono 20.000 persone, oltre i 4-5.000 iscritti nella vera e propria corsa agonistica, la maratona che parte da Vedelago e che arriva appunto a Padova, che c'è un grosso sforzo organizzativo dell'Assindustria Sport, Peghin, De Stefani e la Silvana Santi, che organizzano questo grande evento, ed è un evento che proietta Padova a livello internazionale. Ecco, anche questa è una dimensione, lo sport che rappresenta la città, come che dà l'immagine della città, esatto. E dal punto di vista turistico, dal punto di vista promozionale della città, chiaramente è un bene, e la maratona fa parte dei grandi eventi internazionali che promuovono la città, come il trofeo Luxardo di scherma, è l'unica gara mondiale che viene realizzata in Italia di scherma, e quindi promuove la scherma, promuove anche la città. Ci sono tanti eventi poi. Sì, me ne stava snocciolando prima nella pausa pubblicitaria diversi, quindi la Strapadova, diceva, la Maratona di Sant'Antonio. Appunto gli eventi legati ad esempio al pattinaggio. Il pattinaggio, ecco. Pattinaggio prima. È stata una fortuna ospitare nel 1996 i mondiali di pattinaggio qui a Padova. Me li ricordo, perché appunto andavo anche a pattinare. Nel circuito praticamente del Prato della Valle. Perché è stata una fortuna? Intanto perché ha dato il via a un movimento di pattinatori enorme che si ritrovano spontaneamente in Prato della Valle, ma che poi sono iscritti anche in società sportive di pattinaggio. Perché abbiamo riqualificato il Prato della Valle? Erano anni che tanti è stata un'occasione, provavano appunto, per a cacciare zona. Una presenza appunto di degrado in Prato della Valle. È stato lo sport. Abbiamo iniziato con i mondiali di pattinaggio, abbiamo visto che le iniziative sportive richiamavano tanta gente e ripulivano la zona. Abbiamo continuato tante iniziative durante l'estate, durante tutto Infatti, l'anno. Il Prato della Valle adesso ha è estremamente vivace e bellissimo. Completamente un volto coordinato. Diverso, e continuiamo a proporre iniziative, non solo sportive, ma anche culturali, musicali, la passerella di moda, eccetera, tutto ciò che un grande contenitore può ospitare. Ed effettivamente lì è cambiato molto, ecco, rispetto ad anni precedenti. Quindi anche questo è un evento sportivo che ha cambiato il volto della città. E poi non dimentichiamoci anche i grandi eventi legati all'equitazione. Abbiamo un ippodromo, un signor ippodromo, sì, a Padova. Vi ho detto nel corso della pausa pubblicitaria della mia passione, che chi mi segue già sa, io faccio equitazione, quindi c'è un amazzone. Sono un amazzone, purtroppo con qualche ossicino rotto, però si continua la passione, poi fa proseguire comunque al di là dei piccoli acciacchi. E dicevamo che Padova, ricordiamo anche Abano Terme, dove c'è la bellissima struttura di Villa Bassi, insomma è una città dove anche lo sport dell'equitazione ha trovato, insomma. Per esempio Padova, se dovessimo ospitare le Olimpiadi del 2020, ospiterà tutte le gare di equitazione. Magari, mi piacerebbe tanto. Stiamo attrezzando. Potresti guardare, fare tu da no, io proprio assessore da presentatrice dell'evento, da presentatrice sì, sicuramente partecipare no, perché non sono a quei livelli, però sicuramente come spettatrice ed eventualmente presentatrice di qualche evento, più che volentieri, anzi mi candido, come Venezia è candidata alle Olimpiadi. Ecco, benissimo, inizia nella allora speranza a promuovere Venezia. Sì, e poi Venezia per le Olimpiadi. Così per le Olimpiadi. Ma lei, assessore in tutto questo, è uno sportivo? Lei che ha l'opportunità, insomma, di interagire con tutto questo mondo dello sport, ci confessi? Cerco di mantenermi in forma compatibilmente con gli orari e con gli impegni. Cerco almeno 2-3 mattine alla settimana di fare una corsetta. Ah, ecco, quindi anche lei è uno di quelli che corre spazio, lungo gli argini. Vicino a casa, al centro sportivo Brentella, e lì mi incontro con alcuni altri appassionati, allora la mezz'oretta e 40 minuti. Quindi si impegna, minuti. Si dà da fare. Dopo ho giocato a calcio, pallavolo, calcio ha avuto... Le è sempre piaciuto comunque lo sport. Appunto un percorso tipico di chi ha giocato a calcio, poi è diventato allenatore, poi dirigente e anche presidente della società sportiva Polisportiva Victor di Chiesa Nuova. Ah, presidente. Sì. Quando ero giovane. Conosce le dinamiche. Sì, in effetti adesso come assessore dello sport, quando entro nelle società sportive, risento l'odore appunto degli spogliatoi, sì, del campo da calcio, palestra, ed è come appunto rivivere momenti che hai già vissuto, e capisci anche
immediatamente le necessità e i bisogni, le problematiche che devono affrontare. Perché è un occhio, insomma, che ha esperienza. Perché di le hai vissute, quindi esatto, l'esperienza conta molto da questo punto di vista e sei anche in grado di apprezzare i tanti volontari e tante presenze che ci sono nella società sportiva, anche di una certa età. Per esempio l'incontro intergenerazionale tra giovani e adulti avviene nelle società sportive. Anche con le famiglie, molto spesso i dirigenti sono i familiari, i genitori dei bambini e delle bambine. È un bene e alle volte no, perché i tifosi più scalmanati sono i genitori, che offendono l'arbitro oppure offendono l'allenatore. Si arrabbiano tantissimo, a volte bisogna legarli perché protestano. E bisogna appunto frenarli un attimino. Però senza di loro chiaramente chi accompagnerebbe i ragazzi, chi sosterrebbe la società sportiva, cioè, sarebbe veramente difficile organizzare, perché poi è tutto volontariato, no? Quindi non è un costo. No, e le nostre società sportive vivono appunto in questo modo. Però anche questo è uno stile educativo importante, questo approccio intergenerazionale. Molto spesso i ragazzi incontrano adulti significativi, importanti nelle società sportive, che valgono molto di più, mi scusi la classe insegnante, sono insegnante anch'io, quindi, molto di più degli insegnanti, perché con gli insegnanti è un rapporto che poi sì, è educativo, formativo, ma è anche legato al voto. Sì, e quindi c'è anche la paura, uno si nasconde un attimino perché ha paura del giudizio. Certo. E quindi non sei sempre spontaneo nei confronti dell'insegnante, del professore. Invece nei confronti dell'allenatore sei te stesso, sì, cioè esprimi tutto l'entusiasmo, tutta la tua personalità, tutte le tue caratteristiche. Si creano dei legami importantissimi. E avere un allenatore, un dirigente, adulto significativo, bravo, che magari sa anche cogliere i bisogni dei ragazzi, non solo quelli sportivi, ma anche quelli culturali, professionali, ma anche in momenti magari di disagio, è fondamentale. Sì, è vero, molto spesso gli allenatori intervengono perché pensano quel ragazzo lì sta vivendo un momento che non è buono. È una perché? Figura così perché ha problemi a casa, perché ha problemi magari con gli altri ragazzi. E se lui avverte subito, familiari, insegnanti, il patronato, l'animatore, eccetera, ecco che si interviene tempestivamente e dal punto di vista educativo è molto importante. Si possono aiutare, ragazzi. Noi cerchiamo di portare avanti adesso questo patto educativo per Padova, coinvolgendo appunto gli operatori naturali, che sono gli animatori, gli allenatori, i baristi, cioè deve esserci un patto per far crescere le nostre giovani generazioni nel miglior modo possibile, per levarli appunto dallo spritz, dalla droga, in maniera tale da proporre delle attività invece belle, che fanno crescere nel miglior modo possibile, criticamente anche, no? Cioè. E che imparano ad apprezzare te stesso, la tua personalità, ma anche gli altri, il confronto con gli altri. E quindi questo patto educativo che a breve esprimeremo alla città vuole coinvolgere appunto tutte le dimensioni degli adulti che vengono incontrati dai giovani, professori, chiaramente insegnanti, la scuola, i genitori in primo luogo, perché i genitori quindi sono è un quelli, fare rete, ma anche la rete appunto, degli altri operatori. Quindi abbiamo visto, parlando di sport, come poi ci allarghiamo, perché la dimensione sociale, ripeto che sì, ma appunto lei in veste di assessore allo sport e alle politiche sociali credo che tenga particolarmente a sottolineare insomma la commistione, certo, delle due realtà, delle due cose. In effetti molto spesso poi colleghiamo eventi sportivi con raccolte di fondi magari per un'iniziativa, insomma, la Città della Speranza, piuttosto che la raccolta del sangue per la FIDAS o l'Avis, quindi l'evento o sportivo, partita del cuore, diventa anche un momento di sensibilizzazione e di raccolta di contributi. Da questo punto di vista lo sport è molto sensibile, si fanno molte iniziative di questo tipo proprio perché c'è questa generosità, insomma. È un bene questo. Assolutamente sì, insomma i risultati non mancano sia dal punto di vista della ricaduta sociale sia appunto di quello che riguarda l'entusiasmo della gente. Poi la creazione di strutture importanti, l'abbiamo detto nella prima parte del programma, lo ricordiamo ancora, il 22 gennaio, quindi venerdì prossimo, alle ore 12, ci sarà la bellissima grande inaugurazione, anche con il concerto di Francesco Guccini, del nuovo Palasport. Quindi esatto, il Palasport San Lazzaro, che ormai, come l'ha chiamato vetusto, prima, sì, vetusto, uno scatolone, insomma, di sicuro bello non era, è diventato veramente una struttura bellissima. Qui lei mi ha portato una piccola brochure dove vedo
questo Palasport che ha davvero un'eleganza estetica incredibile, quindi credo che ci sia stato anche un grande studio a livello di architettura. Certo. No, ma anche dal punto di vista della funzionalità è molto buono, per esempio l'insonorizzazione e la coibentazione e l'insonorizzazione ha ottenuto degli eccellenti risultati proprio per il materiale che è stato usato, è stato coibentato internamente e all'esterno e quindi abbiamo raggiunto dei risultati splendidi. E poi il parquet, perché penso sia uno dei migliori d'Italia, abbiamo curato proprio questo aspetto perché insomma, si gioca, non solo si fa musica ma anche certo, si gioca e si deve giocare a grande livello, insieme. Perché è molto morbido, che consente sia la pallacanestro che la pallavolo di avere risultati eccezionali, è già stato provato e sono veramente contenti i giocatori. E poi anche dal punto di vista tecnologico, vorremmo chiamarlo Palatech finché non sì, arriva qualche sponsor. Sì, infatti anche esteticamente è estremamente tecnologica l'immagine. Verrà dotato di collegamento wifi, quindi con telefonini e altri strumenti ci si può collegare in modo tale da avere anche una comunicazione dell'evento, magari premiare il giocatore e avere tutte le informazioni della partita in tempo reale. Collocheremo anche un maxi schermo a LED luminosi all'interno del palazzetto, insomma tutte le diavolerie tecnologicamente più avanzate e verranno inserite nel palazzetto, proprio per essere insomma, all'altezza dei tempi. Insomma. E ripeto, e ripetiamo, dà anche un'immagine della città come volano appunto anche per tutto quello che riguarda lo sport ma anche il turismo. Pensa che prima c'era qualche squadra che veniva a giocare nel palazzetto cosiddetto scatolone e diceva bene, adesso abbiamo fatto l'allenamento, dov'è il palazzetto, dov'è che dobbiamo fare la partita, perché sì, non pensava non rendeva merito, si potesse fare l'immagine. La partita anche lì, quindi Padova non ci guadagnava moltissimo. E poi per esempio certe attività non si potevano fare dopo maggio perché la temperatura e diventava incandescente, non quindi anche spettacoli non si riusciva più a farli, ma anche le partite erano difficili veramente. Ho visto qualche concerto, è vero che c'era un caldo incredibile. Per qualche concerto era importante arrivare con le bottiglie d'acqua che venivano distribuite a piene mani a tutti gli spettatori. Adesso invece con il trattamento aria, che abbiamo veramente una cosa potentissima, questi aspetti sono superati, quindi si potrà utilizzare per tutto il periodo dell'anno. E quanti anche posti in estate? A sedere, dicevamo? Sono 4.000 posti a sedere, più il parquet, altri 1.000-1.500, a seconda delle dimensioni del palco, andiamo sui 5.000-5.500 spettatori per spettacoli. Davvero un contenitore incredibile. Ci sarà Elisa a maggio, sicuramente il 7 maggio se non mi sbaglio. E forse a marzo Fiorello dovrebbe arrivare. Quindi abbiamo grande one man show. Abbiamo adesso l'iniziativa di grande evento che si può realizzare al Palasport con un contenitore di 5.000 posti e il Teatro Tenda in Corso Australia con un contenitore da 2.000 posti. Quindi abbiamo due grandi impianti che danno alla città la possibilità di avere spettacoli, di cabaret, di musica. Praticamente per tutte le età, per tutte le dimensioni, per tutti gli interessi infatti, che uno ha. Infatti si parlava prima di Padova come cittadella anche dello sport, cioè creare certo. Questa sorta di cittadella che diventa anche uno strumento importante in vista, speriamo, delle Olimpiadi di Venezia, quindi Padova può anche supportare poi tutta una serie di iniziative in vista di queste attese Olimpiadi. Diventeremo decisivi per l'assegnazione della candidatura a Venezia. No, stiamo facendo un bel lavoro istituzionale, i tre sindaci di Padova, Treviso e Venezia hanno lavorato assieme per raggiungere l'obiettivo, assieme agli industriali, assieme alla regione, quindi per il momento il comitato sta esprimendo anche una dimensione trasversale di impegno, di sostegno, di promozione della candidatura di Venezia. È una città che deve candidarsi, non può essere un'istituzione diversa, provincia, regione o nazione, Stato, è una città che deve candidarsi alle Olimpiadi, in questo caso o Venezia o Roma, e sono le due che si stanno contendendo. A fine marzo sarà il CONI nazionale, a decidere quale delle due. Quando ci sarà la decisione quale delle due, quella che verrà candidata deve presentare al CIO la candidatura e quindi deve definire al meglio tutti i progetti
Per esempio la candidatura di Venezia vuol dire portare nello spazio vicino a Tessera, quindi vicino all'aeroporto, tutta la parte dei grandi impianti per le Olimpiadi, la grande cittadella dello sport delle Olimpiadi, l'impianto di atletica leggera, l'impianto da 100.000 persone per l'atletica leggera, chiaramente l'atletica leggera è la regina, certo. È la regina dello sport. No. Poi il palazzetto per le finali di pallavolo, di pallacanestro, verrà realizzato sempre lì a Venezia, a Tessera, come il villaggio olimpico. Il villaggio olimpico è un villaggio... Comunque a Venezia non mancherebbe nulla, secondo lei, per riuscire a supportare, certo, anche questo capacità grande alberghiera è 10-15 volte tanto quella che viene richiesta per ospitare l'evento. Con tutta, certo, la riviera adriatica a disposizione, insomma, sappiamo benissimo quanta disponibilità ci sia, insomma, arriviamo fino a Abano, ma poi tutta la riviera adriatica, insomma, Venezia, insomma, abbiamo... La disponibilità recettiva che è notevolissima da questo punto di vista, poi anche per i trasporti, è un grande evento che ci aiuterebbe anche a migliorare l'assetto della mobilità a livello regionale. Per esempio mi piacerebbe molto realizzare un collegamento molto veloce, splendido, tra Padova e l'aeroporto di Venezia, in modo da raggiungere un quarto d'ora sarebbe l'aeroporto di Padova praticamente, no? Come realizzarlo? Via ferrovia, via quindi un'occasione, auto, insomma, però, per migliorare, ecco, l'infrastruttura. Bisogna migliorare l'infrastruttura. Però già la situazione non è male, voglio dire, quindi grazie all'impegno, si diceva anche della sinergia dei capoluoghi veneti, sì, molto, cioè, si può sperare. Il direttore del comitato Federico Feltini che sta lavorando molto bene. E, insomma, ci proponiamo in tutte le dimensioni. Venerdì sarà un'occasione per inaugurare il Palasport, ma anche per promuovere ancora una volta Venezia candidata alle Olimpiadi. Non le chiedo per scaramanzia chi secondo lei la spunterà tra Venezia e Roma. Non Beh, è sicuramente facile. Roma è forte, ha tante frecce al suo arco. Anche noi ne abbiamo. Però, insomma, sarebbe un bel colpo di scena davvero se Venezia ce la fa. Allora, gli esperti affermano questo: la candidatura di Venezia potrebbe avere più chance di Roma al CIO, cioè dove verrà decisa l'assegnazione delle Olimpiadi. Vuol dire, se le Olimpiadi si svolgono nel 2020, nel 2013 verrà assegnata la città che ospiterà nel 2020, quindi 6-7 anni prima, no? Perché Venezia ha il suo fascino internazionale e perché poi anche Roma dovrebbe scontrarsi con le altre capitali, invece Venezia avrebbe una sua atipica tipicità, chiamiamola così. Si è reso benissimo di richiamo internazionale. Venezia è Venezia, insomma, quindi sarebbe un richiamo eccezionale. E quindi auguriamocelo, che il CONI faccia questo ragionamento, l'approfondisca. Ecco, lanciamo un appello al CONI qui da Padova. Beh, devo dire che tutto il CONI, tutto il mondo dello sport è unito, chiaramente il Veneto, ma anche l'Italia settentrionale, per portare avanti la candidatura di Venezia. In questi quindi casi anche... si fa fronte comune, non, certo, ci sono più campanilismi, insomma. No, per fortuna si sono superati, speriamo bene, sia un esempio anche per altre iniziative, ma anche di tipo politico, perché molto spesso siamo danneggiati appunto per non far rete, invece altre regioni riescono a fare meglio di noi, gioco di squadra, purtroppo, e ottengono, sì, più risultati. Comunque, assessore, siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora qualche minuto prima di salutarla. Allora, mi faceva piacere magari fare un po' il punto sui prossimi progetti, oltre già a quello che avete ottenuto con la ristrutturazione o la creazione di queste grandi strutture sportive a Padova. Quali sono i suoi obiettivi anche così in veste di assessore, di amministratore comunale? Sì, adesso appunto abbiamo l'inaugurazione del Palasport, poi avremo la presentazione del Palaghiaccio, il 7 febbraio, la parte sportiva dell'inaugurazione con la presenza di Cassina, sempre al Palasport. Esatto, quindi il 22 gennaio inaugurazione, lo ripeto, in chiusura, un po' istituzionale, un po' musicale, perché, sì, ci sarà il concerto di Francesco Guccini. E invece e poi domenica 7 febbraio la parte sportiva, la presentazione del palazzetto allo sport, al momento sportivo. Visiterà una partita di basket. Basket, pallavolo, ginnastica artistica, questi sono diversi. Coinvolgendo le società sportive di base, vorremmo forse una cosa molto, molto popolare. Quindi una grande festa. Sì, una grande kermesse, esibizione sportiva. E poi qual è il suo sogno, l'obiettivo che vuole raggiungere dopo poi aver fatto già molto? Patinare sul ghiaccio a fine febbraio, inizio marzo. La vedremo pattinare, così, sì, fa promotore. Affronterò l'Asiago Hockey da solo, uno contro l'altro. E poi il pala indoor, che quello mi piacerebbe
presentare la città tra febbraio e marzo, e poi abbiamo alcuni impianti di base da completare e realizzare. Abbiamo un'arcostruttura di ginnastica artistica da completare a Salboro, abbiamo fatto la piastra, bisogna completarla, un'altra struttura al Parco Morandi, sempre un'arcostruttura, sempre per lo sport di base, ma è importante dotare poi altri due quartieri che non hanno ancora dotazioni sportive di base di sufficiente qualità, che sono Camin e Volta Barozzo. Una volta realizzate anche queste due strutture, un'altra a San Giuseppe, la parrocchia San Giuseppe in collaborazione con la parrocchia, una volta realizzate queste, penso che a Padova in ogni rione ci sia un punto di riferimento, e questo vuol dire dare anche identità alla città, perché poi ogni rione ha la sua società sportiva, la sua scuola, il suo impianto sportivo, i suoi servizi. Vuol dire anche per i genitori non dover attraversare la città per portare i figli a fare pallavolo, a fare ginnastica, no? Vuol dire avere un punto di riferimento là, magari li mandi in bicicletta, magari li mandi a piedi, oppure li accompagni molto più velocemente. Anche questo concilia i tempi della vita, il tempo del lavoro, anche per le famiglie, il fatto di avere un impianto la vita, vicino a casa. Il lavoro, insomma, lo sport come palestra di vita, grande metafora, certo. Quindi fa capire anche l'importanza della comodità e dei riferimenti per le famiglie. Ma anche per la mobilità stessa, il fatto di non dover perdere tanto tempo per portare il figlio a giocare, no, anche questo è un risparmio. Bene, comunque ne è emersa un'immagine della città di Padova, sicuramente all'avanguardia adesso per tutto quello che riguarda un po' le strutture sportive, l'impegno che l'amministrazione comunale, la città dedica appunto ai giovani, ma anche agli anziani, abbiamo visto, certo. Insomma, un impegno trasversale, per cui possiamo essere tutti felici e contenti. Io proseguirò con le mie... Basta avere voglia di correre, di fare equitazione, di impegnarsi, insomma, esatto. Richiede sempre un attimino la voglia di alzarsi. Bisogna ritagliarsi di fare... il tempo, sì, sì. Per stare bene, perché poi è tutto tempo dedicato a se stessi, quello dello sport. E poi anche il risparmio dal punto di vista sanitario, perché fare ma in sana, attività in corpo è sano, sportiva vuol dire promuovere la salute, vuol dire meno accidenti, meno acciacchi e quindi più energia, più pesare diversa. Meno sulle spese della sanità, anche questo. Pesare meno in generale, perché ci si tiene in forma. E quindi con questo augurio di stare tutti meglio attraverso lo sport, io la saluto, assessore, la ringrazio di essere arrivato qui, aveva un po' di mal di testa, mi sì, rivelato, è passato, insomma, dai. Però è passato, vuol dire che è stata una piacevole conversazione. Sì. Grazie o a voi. Il calore delle luci sulla nuca. Sì. Va bene, grazie, spero di riaverla presto. Grazie, buona con giornata noi. A tutti. Amici, salutiamo il nostro assessore Claudio Sinigallia, io vi aspetto puntualissimi sempre domani dalle 11 alle 12 con altri ospiti e altri caffè da bere in compagnia. Grazie di essere stati con noi, a domani. We get it almost every